cosa ti manca? Cosa vorresti diventare per poter dire di essere beato? Sono una persona realizzata. Perché oggi io ti annuncio che tu puoi essere fin d'ora beato, ma beato veramente, cioè pregustare oggi la beatitudine celeste, il compimento della nostra vita. Puoi essere beato se Gesù Cristo vive in te. Se tu vivrai la vita di Gesù Cristo, sarai beato, realizzato, cioè essere suo discepolo, nel quale il nostro Signore Gesù Cristo, donandosi, vuole prendere dimora. È inutile illuderci. Non saremo beati e felici perché potremmo realizzarci nel lavoro, nemmeno se ci realizzeremo affettivamente. E non saremo beati neppure se le nostre capacità, se le nostre attitudini, se le nostre qualità umane venissero valorizzate, apprezzate e avessero il giusto successo, perché tutto ciò che noi siamo viene da Dio. Le tue qualità, capacità, portano la firma di Dio, sono opera di Dio, ma sono strumenti perché la vita di Gesù Cristo si possa realizzare in te. Allora la nostra beatitudine non verrà dal fatto che tu ed io umanamente saremo riconosciuti, accettati e stimati, ma verrà dal fatto che Gesù Cristo sarà vivo in noi. Cioè, se Gesù Cristo pensa in te, parla in te, guarda in te, opera in te. In definitiva, la tua e la mia beatitudine è Cristo. Cristo che ci ama infinitamente e che si dona a noi al punto di trasformarci in Lui. Al punto che chi vede te, chi accoglie te, vede Cristo, accoglie Cristo. E chi vede e accoglie Cristo in te, vede e accoglie il Padre, cioè la sua origine e il suo destino. Tu sei testimone del destino di felicità di ogni persona. Hai capito qual è la tua beatitudine? La tua e la mia beatitudine è vivere quindi crocifissi con Cristo nella vita di tutti i giorni, negli eventi che ci umiliano, che ci fanno soffrire, nell'essere messo da parte, rifiutato, insultato, calunniato. Sì, proprio nei momenti più difficili, più duri, quegli eventi e quelle relazioni dalle quali tutti scappano inorriditi e impauriti, noi, uniti a Cristo, annunceremo, testimonieremo e offriremo a tutti la beatitudine incarnata in noi. Allora coraggio, perché tu puoi essere veramente beato, e non solo, ma essere la beatitudine, la gioia, l'allegria, la speranza per chi ti è accanto. Pensa quanto è preziosa, meravigliosa e ogni giorno nuova la tua vita in Cristo, la vita di Cristo dentro di te.